Prosegue in musica, generi a confronto un'importante kermesse che ha visto dal 9 al 14 di agosto una settimana piena di spettacoli nella città di Vierasca, con l'intento di annullare le differenze di qualsiasi genere, mescolando per l'appunto tantissimi generi musicali differenti. L'iniziativa fortemente voluta dall'associazione Le Ombre, con il contributo fondamentale del comune di Roseto e della fondazione Tercas, ha richiamato tantissimi spettatori locali e turisti, intrattenendo ed educando, come ha raccontato il dottor Silvio Brocco. La musica è sicuramente una parte importante della vita di ciascuno di noi. Noi del gruppo, che l'abbiamo cominciato negli anni 60, veramente siamo cresciuti con una sensibilità, devo dire, molto bella, ad ascoltare, ad ammirare, ad apprezzare e anche ad imitare gruppi che a quell'epoca, tipo i Beatles, i Rolling Stones, e poi i gruppi italiani tipo i Dick Dick, l'Equipe 84, che hanno segnato, come dire, una traccia importante nella nostra vita. L'aver preso questo veramente ci ha dato una spinta, un orgoglio, una sensibilità maggiore, ma d'altra parte la musica è questa. Dunque un'iniziativa capofila da prendere a esempio per il futuro. Presenti il gruppo Le Ombre, i Masters, le Rimmel, Pat Can e The Keyman, Tremazul, la musica che gira in camper, Ars Vocalis Ensemble e Setac. Una settimana dunque ricca di emozioni, con un connubio fortissimo tra musica, spettacolo e sociale, nel cuore di Roseto Centro.